Un autogol dopo appena 40 secondi e un'espulsione contro dopo 9 minuti non fermano la C4 che, rivitalizzata dalla cura Manni, porta a casa un punto importante tra la mura amica di Spello contro un ostico Castiglione del Lago. Pronti via e dopo appena 40 secondi sono gli ospiti a gioire a causa di uno sfortunato quanto rocambolesco autogol di Moracci di testa sui sviluppi di una rimessa laterale. La C4 non accusa il colpo e prova a stringere da sé il Castiglione del Lago alla ricerca immediata del pareggio. Al nono però la squadra di Manni resta in 10 per l'espulsione del terzino Zichella a causa di un pallone toccato con il braccio. Sulla punizione che ne segue, D'Urso impegna severamente Lori. Nemmeno l'inferiorità numerica però abbatte i padroni di casa, che tengono il piede pigiato sull'acceleratore per cercare di costruire occasioni pericolose. Al 24esimo è allora Moracci a provarci due volte, prima con una punizione dei 30 metri che Galeotti devia in corner, poi con un tiro olimpico che costringe lo stesso estremo difensore ospite a smanacciare sopra la traversa. Al 28esimo è però il Castiglione del Lago ad avere la clamorosa doppia occasione per il raddoppio. È bravo Lori prima a dire di no al piatto destro di D'Urso, poi sulla respinta è un difensore della C4 a salvare i suoi sulla linea di porta. La prima frazione si chiude così con il Castiglione del Lago in vantaggio. Nella ripresa, dopo appena 20 secondi, Battistelli sfiora il gol capolavoro del pareggio con un missile che Galeotti disinnesca con un balzo straordinario. Sul calcio d'angolo successivo, Moracci riprova il gol olimpico e costringe ancora una volta l'estremo difensore ospite alla respinta. La C4 attacca a sprombattuto e al terzo Battistelli sfiora ancora il gol, ma non inquadra la porta di testa. Al decimo, la squadra di casa è colpita anche dall'infortunio di Capitan Matarazzi, che esce dal campo molto deluso. I minuti scorrono, Manni prova dei cambi e inserisce anche Borba e Fragioni per dare più peso all'attacco. Ne esce fuori una partita maschia, fatta di tanti duelli e povera di qualità. Per vedere un tiro a porta bisogna aspettare al 26esimo, quando Moracci, da calcio di punizione, trova la respinta coi pugni di Galeotti. Il match si gioca sui nervi, l'arbitro è costretto a interrompere spesso il gioco per dei falli. Da un intervento falloso su Quateng, al 38esimo, ne esce la punizione che Moracci batte in maniera splendida trovando la zuccata vincente di Francione. È il colpo dell'1-1 e l'ultima emozione della sfida. La C4 si butta in avanti, ma non riesce a trovare occasioni per raddoppiare, mentre Castiglione del Lago si porta a casa questo punto da Spello. Ma mister, il gol a freddo così preso, 9 minuti e C4 in 10, eppure ecco, si è riuscito a fare comunque questa mezza rimonta, che per come giudica questa prestazione e questo pareggio? Sarei banale se non la giudicassi in maniera positiva. Io credo che avrebbero abbattuto anche un elefante i primi due episodi della partita, perché prendere gol su un fallo laterale un mezzo autogol, credo, poi subire un'espulsione con 80 e passa minuti di gara da giocare in 10 su un campo che onestamente non è che si presta proprio per recuperare una partita di calcio, anzi, secondo me facilita molto chi magari prova a non subire, cioè nel senso a difendersi. Quindi ci abbiamo provato in tutti i modi, l'abbiamo anche portata dove volevamo, perché l'importante era non subire il secondo gol, anche se ci sono state anche un paio di situazioni dove, sempre un po' per errori nostri o situazioni rocambolesche, loro si sono trovati un paio di volte credo davanti alla porta, però io se vado ad analizzare la partita credo che l'inferiorità noi l'abbiamo superita alla grande, cioè, cercando appunto di limitare le loro ripartenze, prendendoci qualche rischio, poi alla fine abbiamo provato tutto per tutto e se eravamo anche più fortunati credo che abbiamo provato fino al 95esimo di vincere la partita, battendo noi l'ultimo calcio d'angolo, quindi questo la dice lunga su la piccola impresa che hanno fatto i miei ragazzi, perché secondo me ci siamo guardati nello spogliatoio, abbiamo detto qui o soccombiamo e ci piangiamo addosso oppure proviamo a farla, no? E credo che siamo stati premiati anche per l'audacia. Mister, rammarico, un punto guadagnato, due punti persi. Ma sai, lui, allora, se nella dinamica della partita ci sta anche il pareggio, perché uno deve essere obiettivo. Però certo, il primo tempo, se facevi il 2-0, ci abbiamo avuto due occasioni veramente occasioni nitide, se fai il 2-0 la partita può prendere un'altra piega. Poi sai, non facendo il 2-0 il rischio c'è e il pareggio prendiamo con soddisfazione. Comunque è importante, no? Venire qui contro la C4, fare questa partita, perché comunque, come ha detto anche lei, insomma, a parte questo episodio dell'autogol abbastanza fortunoso, forse però
Castiglione ha letto bene, non l'ho detto. Ma sa, ma noi purtroppo dobbiamo, cioè dobbiamo avere a che fare con una classifica che è deficitaria. Cerchiamo di tirarci fuori il prima possibile, ma lottando così sono convinto che qualcosa si può ottenere.